Buongiorno. Sardinia Road Trip 2019. Buongiorno. Buongiorno. Siamo in partenza. C'è un sacco di gente che ci guarda strano. Scusate se sto mangiando, però stiamo facendo colazione. Sono le 8 del mattino, siamo ad Arzachena, al bar delle Poste. E siamo pronti per iniziare il nostro viaggio in giro per la Sardegna. Anyway, io sono Mattia. Io sono Asia. Sono le 8:30 e stiamo uscendo adesso da Arzachena per dirigerci verso il nostro ansia. Ciao. Buongiorno. Buongiorno. Io sono Mattia. Io sono Asia. E ci stiamo dirigendo verso il nostro Sardegna Road Trip 2019. Un viaggio in giro per la Sardegna di non so quanti giorni, probabilmente più di 2 settimane anche, dipende un po' come andranno le cose, forse anche di meno. E in questo momento sono le 8:30, stiamo uscendo da Arzachena, che è la nostra base di partenza. Prima tappa, Santa Teresa di Gallura, ci fermeremo un pochino lì, vedremo qualche cosa, faremo un giretto. E poi proseguiamo in senso antiorario, gireremo la nostra terra coast to coast, riprenderemo la nostra avventura attraverso piccoli vlog, piccoli video, sempre se non saremo troppo camera shy, vero? Appena usciti dalla torre e ci stiamo dirigendo verso la punta di questa scogliera qua, dove dovrebbe esserci una bella vista. Vediamo. Mangiare un tramezzino. Dove? Al bar. Adesso andiamo a mangiare qualcosa. Basta con l'aperitivo, perché sennò poi diventiamo stupidi. Pizza. Ok, la pizza non era al massimo dei massimi. Era buona la pizza. No, dai. Vabbè, adesso ci dirigiamo verso la spiaggia. Abbiamo fatto una piccola sosta. Siesta. Non ce la farò mai. Ora siamo alla ricerca di un benzinaio, perché ci siamo dimenticati di fare benzina. Esatto, siamo a secco. E quindi niente, prossima sosta. Siamo appena arrivati a questo paradiso.
caldo, 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 caldo. Bene, stiamo andando via da Costa Paradiso. Bellissimo. È bello proprio come è strutturato, pieno di queste piccole colline, tutte vicine l'un l'altra e abbastanza alte anche, no? Figata, bello. Anche la costa, bellissima. Si iniziano a vedere le rocce rosse, la colorazione della roccia rossa, tipica dell'isola rossa dove stiamo andando adesso, infatti. Però faremo sicuramente anche una sosta molto breve perché è abbastanza tardi. Sono già le 5. Abbiamo il check-in del B&B che abbiamo prenotato prima alle 7, massimo entro le 7. E quindi all'Isola Rossa faremo una sosta molto breve sicuramente. Vediamo un po' cosa ne esce fuori. Quindi, direzione Isola Rossa, ci vediamo là, ciao! A Castelsardo, è veramente bello. Ciao ragazzi, grazie mille per aver visto il video. Dopo il check-in al B&B siamo andati subito a mangiare qualcosa e via a letto a ricaricarci per il day 2. Continuate a seguirci alla scoperta di Castelsardo e del suo bellissimo borgo, tra scorci incantevoli e viste mozzafiato. Grazie ancora, raga. Ricordatevi di lasciare un like, un commento e se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. Ciao!